Cari amici di Frenhouse, bentrovati. Il testo che questa mattina leggiamo è una delle due testimonianze che Gesù stesso porta a conferma di quello che appunto ci ha già detto ieri. Vi ricordo che ieri abbiamo riflettuto sulla importanza del figlio nel mondo, con tutte le caratteristiche e qualità che a questo figlio sono state date, compreso il giudizio, e il testo di ieri appunto finiva con un giudizio giusto. Ora Gesù continua il suo discorso proponendoci due tipologie di ragionamento. Oggi ne vediamo una e domani concluderemo questo capitolo con l'altra. I versetti che leggiamo oggi vanno da 31 a 40. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e splende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Come vedete, in questi versetti si dà il primo pensiero, la prima logica che sta dietro a quanto Gesù ha appena esposto di sé rispetto a essere l'inviato del Padre, colui che dice le cose del Padre, colui che fa e compie le opere come le vede fare dal Padre e agisce. Vi ricordo che la questione che aveva scatenato questo lungo discorso sull'opera del figlio è stata la guarigione del paralitico alla piscina di Bezzetà. Il testo che abbiamo letto si basa ovviamente su una frase, su un'espressione caratteristica che è appunto quella della testimonianza, e viene portato in causa, viene chiamato in causa lo stesso Giovanni, del quale, quando abbiamo letto i primi capitoli, abbiamo già potuto sottolineare che la testimonianza, cioè il martirio nel senso proprio di testimonianza fino alla fine, e Giovanni così farà, è stata una testimonianza in ordine alla verità. Non sono io il Cristo, ma appunto vedendo Gesù lo aveva già chiamato, prima ancora che Gesù parlasse, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Quindi la testimonianza portata da Giovanni era una testimonianza veritiera. Ma qui Gesù utilizza una logica che compie e supera questa testimonianza. Infatti, la parola che vi lascio per oggi è scritture. Ora, se noi provassimo a pensare per un istante a chi sono quelli che hanno messo in discussione Gesù, cioè i giudei, noi capiamo la valenza di questa parola. Le scritture sono il fondamento del popolo giudaico. Nella scrittura si trova il nome di Dio, la rivelazione del nome di Dio a Mosè. Nella scrittura si trova la legge. Nella scrittura si trova come compiere il sacrificio perfetto. Nella scrittura si trovano i profeti che hanno annunciato l'arrivo del Messia. Nella scrittura si trovano i fondamenti di quello che è lo stesso popolo. È proprio questa
la testimonianza che Gesù porta di sé. Io sono l'inviato. E proprio voi che leggete le scritture non mi riconoscete. E dice una frase, Gesù, molto pericolosa per i giudei dell'epoca, ma anche per noi. Dice, ci mette in guardia in qualche modo dal nostro intendere le scritture alla nostra maniera e non entrare nel senso salvifico delle scritture stesse. Infatti dice, la sua parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che egli ha mandato. Egli è il compimento di quelle scritture, di quella parola, che resta a livello in qualche modo della testa, ma non scende dentro il cuore per far generare quell'atteggiamento di fede. Infatti non credete. Il problema non è un problema di conoscenza delle scritture, anzi qui Gesù dice che le scrutano le scritture, sono attenti conoscitori delle scritture. Ed è proprio attraverso le scritture che si dovrebbe comprendere appieno chi è l'inviato. Lì dentro c'è una testimonianza buona e allora questo Vangelo, che è scrittura per tutti noi, ci fa capire l'importanza di accogliere questa parola, di comprenderla fino in fondo, di pregarla, di meditarla, perché attraverso la parola meditata e pregata possa in noi maturare quell'atteggiamento di fede nell'inviato, che è la testimonianza che viene portata oggi da Gesù a conferma di quanto lui aveva detto riguardo al compito del figlio. La parola quindi che oggi vi lascio per la vostra riflessione, ma per una meditazione profonda, visto che la scrittura è quella che stiamo leggendo, è proprio scritture